Buongiorno, benvenuti. Vedremo ora come riuscire a testorizzare in una maniera utile per Second Life un oggetto modellato su Blender 2.5. Questo oggetto che vedete è un vaso costruito partendo da un cilindro di Primster 2. Questo cilindro è stato fondamentalmente modellato con un cilindro e poi fatto in modo tale che tutte i loop seguissero l'immagine. Per vederlo un pochino meglio, lo potete vedere in wireframe, vedete che era partito da questa immagine e poi ho costruito il cilindro, l'ho raddoppiato, la parte inferiore gli ho fatto seguire la parte esterna del vaso e poi la parte superiore l'ho messo dentro a gestire l'interno, perché sappiamo che in Second Life abbiamo bisogno di avere tutte le superfici completamente modellate, altrimenti l'interno non si vedrebbe e verrebbe una cosa non molto bella, tutta trasparente e strana. Allora, torniamo al nostro oggetto, che il nostro oggetto lo vediamo in modalità solida, che è questo, e proviamo a vedere partendo solo da questa immagine come modellarlo. Allora, osserviamo dunque, innanzitutto facciamo una cosa, ci togliamo queste barre laterali. Quindi facciamo T per togliere la barra di sinistra, N per togliere la barra di destra e ci facciamo spazio per avere la nostra finestrella, quella con le immagini UV. Ok. Questa sarà, diciamo, fondamentalmente la nostra configurazione di base. A questo punto andiamo a vedere quali sono i livelli UV map già presenti quando costruiamo con Primster. Se andiamo su questo che sarebbe l'object data, vedete sono i vertici, vedete che in questa finestra possiamo vedere le UV texture impiegate. Abbiamo fondamentalmente già presenti almeno una UV texture, che è quella dello Sculpti, e una UV text che forse voi non avete. Se cominciamo con toglierla, va? Abbiamo una UV texture Sculpti. Allora, il nostro oggetto avrà un nome, questo si chiama Cylinder 004 e sappiamo che è già stato, che con Primster abbiamo già la mappa sculptificata, ok? E ce l'abbiamo su un'immagine che ha lo stesso nome del nostro oggetto. Quindi, se noi andiamo a questa Cylinder 004, andiamo a vedere la Cylinder 004. Vedete che abbiamo questa mappa. Questa è la mappa, diciamo, già texturizzata per i fini della Sculpted Map di Second Life. Ma adesso noi vorremmo usare questa mappa, anzi la sua UV map, che tra l'altro per vedere questa UV map è sufficiente andare in Edit Mode, quindi andiamo in Edit Mode, selezioniamo tutti i vertici con A. E vedete che tutto questo reticolo, esattamente quadrato, rappresenta il nostro, la UV map dello Sculpti. Noi invece abbiamo bisogno di UV map, diciamo, un pochino più normali, che sono praticamente le UV map ottenute dalle foto dell'oggetto. Visto che noi l'oggetto l'abbiamo fotografato di fronte, dovremmo farci una UV map specifica per l'oggetto fotografato di fronte. Per fare questo, basta che nella UV texture facciamo più, quindi aggiungiamo un layer e questo layer lo chiamiamo fronte. Ok? Allora, su questo layer dobbiamo farci un unwrap frontale, quindi dobbiamo essere frontalmente orto, facciamo U, quindi facciamo U e poi facciamo Project From View. Okay. Vedete che a questo punto noi abbiamo una UV map, questa, che vogliamo che rappresenta il frontale del nostro oggetto e per farlo andiamo ad aprire l'immagine che abbiamo di questo vaso, vaso orcio. Okay. Quindi vedete che effettivamente questo oggetto, cioè questa mappatura, assomiglia molto alla foto che noi abbiamo frontale. Dobbiamo fare in modo tale che questa UV map segua fedelmente la foto, quindi selezioniamo L per
selezionare tutta l'area, lo spostiamo GX a destra in modo tale che sia centrato, okay. Poi facciamo, lo scaliamo lungo la Y per farlo arrivare alto come vogliamo, SX per allargarlo un po', ok, magari GY andiamo ancora un pochino più in avanti, SY, insomma cerchiamo di fare in modo tale che coincidi fedelmente. Per vedere se abbiamo fatto le cose giuste basta andare in modalità texture e vedere se il vaso è texturato bene. Vedete che il vaso è già in questa forma texturato bene di fronte, ma ha qualche piccolo difetto sui lati. Quindi il nostro obiettivo adesso sarà quello di texturizzare bene, di provare a texturizzare in maniera professionale anche la parte laterale. E per fare ciò cosa facciamo? Andiamo in modalità, andiamo sul lato, ecco, siamo sul right orto, aggiungiamo un'altra UV texture e questa UV texture noi la chiamiamo lato. UV texture, questa qui la chiamiamo lato, ok? E proviamo a fare un unwrap anche di questa, della parte laterale. Quindi facendo U, unwrap project from view, abbiamo, vedete, un'altra unwrap, questa volta è già centrata. Facciamo S per ampliarlo leggermente, ok, ce la possiamo spostare leggermente, GX in su, no, GX in lato, GY in su, ok, e quindi abbiamo fondamentalmente un'altra texturizzazione, vedete? Questa è una seconda texturizzazione dell'oggetto che però è buona se vista dal lato, invece c'ha qualche difetto, vedete anche qua, vista dal frontale. Quindi noi abbiamo due texturizzazioni, una buona frontale, che è questa, e un'altra texturizzazione che è buona vista dal lato. Adesso il nostro obiettivo è quello di fondere queste due texturizzazioni in modo tale da rimuovere i difetti che avete visto che abbiamo sugli estremi. Allora, per fare questo basta, in realtà selezioniamo, ho scoperto proprio poco fa che è possibile fare un mestiere abbastanza interessante, cioè praticamente fondere queste due texturizzazioni ma direttamente sulla texturizzazione che ci serve per Second Map, Second Life. Quindi noi possiamo andare direttamente sullo Sculpti, che è questo, vedete? E sullo Sculpti, questa immagine dello Sculpti, cerchiamo di creare su questo UV texture, che è quella finale in cui compare l'immagine, ci creiamo una nuova immagine, 1024x1024, ok, questa, vedete che è nera, e su questa vogliamo proiettare, fare miscelare insieme le due texture che abbiamo visto prima, le due texturizzazioni. Per fare la fusione di due texture in una, e magari anche proiettarla nel modo in cui vuole Second Life, occorre andare in una modalità particolare che si chiama Texture Paint. Allora, quando siamo in Texture Paint, possiamo dipingere sulla nostra texture e quello che dipingiamo apparirà sulla texture finale. Ma possiamo anche fare molto di più, e questo è interessantissimo, perché possiamo, ecco, adesso cerchiamo perché ci vorrà dello spazio, quindi andiamo qua e vedete che quando siamo in texture painting possiamo scegliere come vogliamo dipingere, quindi o possiamo dipingere col draw, quindi dipingere proprio qua, e quello che dipingiamo comparirà esattamente, quindi noi come se spruzzassimo sull'oggetto, e quella è proprio la sculpted map, ma noi in realtà vogliamo metterci proprio una sculpt, cioè una immagine, e la vogliamo copiare, clonare, quindi usiamo il pennello clone e usiamo qua project paint, in cui deselezioniamo questo e diciamo che vogliamo dipingere sullo sculpt e vogliamo come elemento di cioè la sculptificazione che vogliamo mergiare, cominciamo a sculptare quella di fronte.
Quindi in questo modo prendiamo il layer frontale e lo vogliamo, vogliamo dipingere sul layer sculptificato, che è questo, quello qui, su cui stiamo andando a fare. Qui io tra l'altro ho anche ampliato un po' il pennello. Vedete che questo pennello qua, il raggio di questo pennello è controllato da questo. Quindi più voglio essere preciso, è anche la forza con cui fa il blending. Con questo 0,7 dovrebbe andare bene. Ah, inoltre una cosa che si diceva che funziona abbastanza bene è di mettere, ma forse questo da noi non c'entra perché noi non usiamo le normali, quindi va bene così. Allora, se noi dipingiamo con questo pennello, vedete che lui ci dipinge il nostro. Ecco, lui prende praticamente la texture frontale che abbiamo fatto e vedete che ha già composto la nostra sculpted map. In realtà sappiamo che questa sculpted map c'è in difetti, nel senso che se andiamo sul lato, ci prendiamo 3, vedete che qui le parti che sono i bordi della foto, che poi sono queste, risultano pochissimo definite. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sempre nel nostro project painting e dire bene, questa parte qua la dobbiamo miscelare a partire dal lato. Allora, magari prendiamo un raggio un pochino più piccolo, così. Ok? Ecco, allora a questo punto vedete che facendo dal lato possiamo, ecco, vedete, togliere queste imperfezioni e quindi possiamo dipingere il vaso prendendo tutti i particolari dalla texture laterale. In realtà questa qui è una finta texture laterale perché è sempre la texture di fronte, però vedete che con questo sistema siamo riusciti a fare in modo tale da far sembrare che sia la texture giusta. Se avessimo avuto effettivamente una texture laterale, tutto questo sarebbe andato a buon fine. Qui abbiamo effettivamente la texture finale che potrebbe già essere soddisfacente, se non fosse che vedete che c'è qualche piccolo problemuccio. Perché se voi guardate da qua, vedete che il fondo, c'è questa parte qua, si mappa sul fondo del vaso, per come è fatta la modellazione. Questo fondo del vaso è poco realistico, quindi voglio scurire tutto questo sfondo del vaso e poi togliere questi difetti che sono stati ottenuti dalla texturizzazione. Per fare ciò, poi volendo potrei anche togliere anche questi piccoli difetti, però potrebbero anche starci bene perché questi qua, messi in maniera opportuna, c'è un altro Z, possono sembrare, insomma, un vaso che ha un po' una storia, quindi che è stato leggermente difettato dalla storia. Però noi interveniamo su questa parte qua. Per intervenire su questa parte qua andiamo sempre in texture painting andiamo qua, quindi cerchiamo di poter dipingere anche qua, quindi però facciamolo in Edit Mode, quindi vedete che abbiamo il nostro oggetto sulla destra, abbiamo il nostro Sculpti qua, prendiamo qua il Enable Image Painting Mode. A questo punto se apriamo questo, vediamo che possiamo dipingere anche qua e qui abbiamo, però dipingiamo non più col clone questa volta, ma dipingiamo con proprio un pennello, un brush, ci scegliamo un colore, anzi no, potremmo anche fare un discorso così per prendere proprio il pennello, ma noi possiamo usare questo che è la modalità smear, che vuol dire un po' la pastellata, cioè praticamente si passa e prende un po' i colori che sono vicini al punto in cui stiamo pennellando. Tool, smear, quindi questo dovremmo già esserci. Quindi qua non dobbiamo scegliere nessun colore perché nel momento in cui dipingiamo prendiamo proprio le parti vicine. Ampliamo un po' il pennello, anche qua, un po' più grosso, e qua vedete posso cercare di rendere un po' omogenea questa zona qua, un po' omogenea
pagina scura. Eccola fatta un po' nera, tra l'altro qui si dovrebbe poter vedere. Se andiamo in Object Mode potrete vedere, vedete che il fondo l'ho fatto scuro. Ok, facciamolo scuro. Ok, facciamo abbastanza scuro il bordo in fondo. Ok. E poi qui ci sono, vedete, questi difetti. Questi difetti li possiamo risolvere anche qua. Limiamo un pochino il raggio. Ecco, vedete che lavorando possiamo rimuovere i difetti. O comunque, vabbè, qui poi cercate poi di avere più pazienza di me per ottenere l'effetto che volete. Ok, allora a questo punto noi abbiamo effettivamente il vaso texturato in modo tale da avere, da sembrare un vaso vero. In realtà, come dicevamo prima, non avendo veramente una foto laterale, è un po', diciamo, virtuale, ma questo è un po' il massimo o uno dei massimi ottenibili con le cose a disposizione. Qui accertatevi soltanto, quando avete questa immagine, che la risoluzione dell'immagine sia veramente 1024x1024, e poi a quel punto lì la potete salvare, save as image. Ecco qua, solo una piccola cosa, un piccolo trucco: accertatevi quando create l'immagine di fare in modo che non abbia l'alfa, oppure salvartela in un formato che non salvi l'alfa, cioè la trasparenza, perché questo può generare dei problemi non indifferenti. Quindi questo è un sistema di texturizzazione, diciamo, col Project Painting. Eventualmente magari faccio una versione di questo video dove faccio vedere la texturizzazione più elementare, quella senza texture painting, o qualcosa d'altro. E nel frattempo vi ringrazio per la visione, spero di essere stato abbastanza chiaro, e ci sentiamo più oltre. Ciao!